Non c'è? Ah, prego. Grazie Presidente, grazie colleghi. Oggi stiamo scrivendo una bellissima pagina e lo stiamo facendo soprattutto grazie ad una persona, la senatrice Tiziana Nisini, che ha dettato la linea, che ha dettato la linea dei lavori della Commissione. Scusate, sono un po' emozionato perché questo atto nasce anche dalla mia volontà di presidente della Commissione in qualità di vicepresidente, in un momento di assenza istituzionale da parte di questa maggioranza, che ancora non ha deciso chi dovrà presiedere la 11ª Commissione. E portare a casa un atto così importante è per me un atto sia emozionante che soprattutto di devozione nei confronti del popolo italiano. E parlavo della senatrice Nisini, mentre altri senatori parlavano di atteggiamento e proposizione partigiana, la Nisini ha detto: la Lega non farà mai ostruzionismo, ma con spirito costruttivo porterà avanti questo provvedimento, perché l'obiettivo è uno solo, la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza dei lavoratori, e non gli interessi di partito. È lei, Tiziana Nisini, a quale va l'applauso di tutti i lavoratori d'Italia. 7 proposte, un unico testo, benissimo. Dispiace solamente che non è stato approvato un emendamento della Lega a firma Nisini De Vecchis sullo sfruttamento dei bambini rom, come se fosse qualcosa di illecito o oscurantistico. Ma no, non è così, perché tutti conosciamo quelle realtà, l'accattonaggio, bambini sfruttati per strada, e noi vogliamo porre rimedio a questo sfruttamento, la tutela di questi bambini, ma aver specificato l'etnia sembrava un atto chissà così illegale, illecito, ma era semplicemente riconoscere la realtà. I bambini rom vengono sfruttati e questo va riconosciuto. Ho preparato anch'io un intervento con percentuali, poi pensando alla mia esperienza di vita ho detto: no, faccio un intervento da figlio di operaio, perché io sono figlio di un operaio e me ne vanto e ne sono orgoglioso, figlio di contadini, operai, muratori. Ho letto ieri su un giornale, Terre Marsicane, un giornale online della mia terra di origine, che un operaio della Valle Roveto, San Vincenzo Valle Roveto, il paese del mio papà, è caduto da un'impalcatura a 61 anni. Ora io mi chiedo, ma un padre, un nonno a 61 anni su un'impalcatura, che ci sta a fare? Elsa Fornero, me lo spieghi? Me lo spieghi che cosa ci fa un signore di 61 anni su un'impalcatura? Anche questa è tutela e salvaguardia degli operai. E poi, parlando sempre delle mie realtà lavorative, qualcuno si deve prendere delle colpe sulle famose liberalizzazioni targate Prodi e Bersani, che hanno prodotto lo sfacello del mondo lavorativo, soprattutto a quello aeroportuale, perché abbiamo aperto agli appalti e subappalti con concorrenza sleale, con l'abbassamento dei costi, che vanno a incidere su una voce molto importante, ossia sui corsi sulla sicurezza. Un operaio specializzato prima delle liberalizzazioni di Bersani costava 1.800 euro, oggi ne costa 800, 1.000 euro in meno, perché la sicurezza è diventato un costo per le aziende, invece deve essere un elemento fondamentale di sviluppo. È qui che noi dobbiamo incidere, è qui che dobbiamo andare a incidere. Quindi ci sono dei colpi, andiamo avanti con questa commissione, ma qualcuno deve fare anche autocritica, qualcuno che ha trasformato il mondo del lavoro in mercato, come se i lavoratori fossero delle bestie. I lavoratori non sono delle bestie, sono la base fondamentale della nostra società, perché il lavoro è libertà e la sicurezza è vita. Quindi bella, facciamo questa commissione, sono il primo, la voto, ma cambiamo atteggiamento culturale. Come chi si precipita, mi dispiace oggi Faraone non è in aula, come chi si precipita sulle barche perché ci sono le televisioni, oggi invito i senatori alla marcia del lavoro che si terrà a Fiumicino il 16 novembre, dove 62 operai della Opel
saranno licenziati perché l'azienda delocalizza. 62 padri di famiglia, ovviamente non fanno scalpore 62 poveracci, e mi perdoneranno i poveracci, ma io li ho incontrati, hanno lo sguardo perso, sembrano degli zombie, perché hanno davanti un futuro incerto. Padri di famiglia, mi perdoneranno i poveracci, ma è affettivo nei confronti di uno, il sottoscritto, che per 2 anni è stato disoccupato e ha lavorato, sfruttato nelle cooperative che non hanno regolamentazione e che noi dobbiamo regolamentare a 4 euro all'ora. Quindi non è che sta parlando il figlio di un imprenditore, parla un operaio. Quindi la conosco bene, quindi ho evitato le percentuali, fare la ricerca su Google. Parlo di quello che è il sentimento, del sentimento delle persone che magari incontrano i nostri amministratori tutti i giorni, come Zuliani che è sindaco, Lanisini che è anche assessore, di persone che non hanno il posto di lavoro, che spesso e volentieri gli viene detto devi fare quel tipo di lavoro che gli italiani non vogliono più fare. Ma no, gli italiani lo vogliono fare il lavoro e che non vogliono più essere sfruttati, non vogliono più essere sfruttati da chi importa la nuova manovolanza, carne da macello, manovolanza a basso prezzo, i nuovi schiavi, perché per qualcuno l'immigrato è il nuovo schiavo che va sfruttato a 3 euro l'ora. E poi mi si dice gli italiani non vogliono fare quel lavoro. Non è che gli italiani non vogliono fare quel lavoro, gli italiani vogliono fare un lavoro ed essere retribuiti con la dignità di padre e madre di famiglia. Allora questo servirà anche questa commissione, per far capire che se l'Italia può ricevere 10 immigrati, li deve ricevere 10 e non 30, ma quei 10 che vengono devono avere gli stessi diritti degli italiani e avere stipendi che fanno oltre 1000 euro, non al di sotto degli 800. E poi vi racconto un ultimo fatto che mi ha colpito, a proposito di cooperative, di pulizie, all'interno di un importante sedime aeroportuale di Roma. Con gli appalti a ribasso, gli operai si alzavano alle 4 di mattina e partivano col furgoncino da Napoli per venire a lavorare a Fiumicino per pochissimi euro tutti i giorni e questo accade in ogni regione italiana. Non possiamo più permetterlo. E voglio chiudere questo intervento, perché lo sento in me, con una vecchia frase di un vecchio socialismo che ormai non appartiene più alla sinistra ma appartiene alla Lega, che ormai è l'unico partito che è veramente il partito del popolo. Noi andremo avanti con il verde della nostra speranza, con il bianco del nostro sudore, con il rosso del nostro sangue. Per questo la Lega voterà convintamente sì a questa proposta. Grazie. Grazie.